Mister, terza partita in una settimana contro un avversario accreditato. Sì, assolutamente. Frosinone rappresenta a tutti gli effetti, classifica alla mano e qualità della rosa altissima, rappresenta sicuramente una delle squadre più indiziate a vincere questo campionato. E quindi arriva la terza partita, dopo due grandi fatiche, una a Lecce per rimontare lo svantaggio e giocare alla stessa intensità di loro, e una fatta in 10 per quasi più di 50 minuti contro il Crotone, che è un altro avversario molto tecnicamente molto forte. Quindi arriviamo a questa terza partita con la voglia di far bene, sapendo che andiamo a incontrare un avversario forte, che ci sarà da correre tanto domani. Se vogliamo riuscire a portare un altro risultato positivo a casa e allungare la serie. No, le Frosinone sono due squadre che però amano giocare a calcio. Sì, Frosinone anche loro amano iniziare a giocare da basso, con Ricci che è un po' l'uomo faro di questa squadra, riesce a giocare benissimo sia sul breve che sul lungo, anche con cambi di gioco di 40-50 metri, quindi sicuramente troveremo pane per i nostri denti perché loro è una squadra forte, li abbiamo già affrontati in precampionato, anche se domani ovviamente sarà tutto diverso, però anche lì avevano dimostrato ottime qualità e insomma sarà una partita non semplice, ma come lo sapevamo che questo mese di dicembre era. C'è da dire che fino a questo momento i ragazzi sono stati bravi nella gestione di queste quattro partite dal Cittadella in poi. Un poco meno di 1.000 tifosi al seguito, che poi sono tutti quelli che può contenere il settore ospiti. Sì, è una bella cosa, finalmente vediamo il nostro pubblico in trasferta tornare un po' all'antica, no? Perché mi ricordo i grandi esodi dei tifosi della Ternana, quindi domani saranno tantissimi, sicuramente ci aiuteranno, ci spingeranno a cercare di raggiungere questo risultato.